Gentili telespettatori, buona giornata. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarebbe pronto alla crisi di governo. La crisi di governo è quella situazione che molto probabilmente può portare alla caduta dell'esecutivo. Sul catasto non mette la fiducia, la mossa proprio di Draghi che fa capire che è pronto ad andare a casa, lasciare andare avanti i partiti per caso. Visto che gli hanno detto che non può andare al Quirinale perché è necessario che rimanga lì a Palazzo Chigi, la maggioranza deve fare come dice lui. <coughs> Già doveva fare come dice lui prima delle elezioni del Quirinale, adesso ancora di più. Come dire, avete voluto che io rimanga qua. Bene. Non mi avete mandato al Quirinale? Bene, allora dovete fare quello che dico io, altrimenti un bel ciao. La missione finisce qui. Auf Wiedersehen goodbye. Saluti e baci. I partiti se la vedano tra di loro, provvedano loro a fare rispettare gli accordi sul recovery plan, quel PNRR da che vale 191 miliardi di euro. Naturalmente per far valere l'arrivo di quei soldi non basta un governo, non basta una larga maggioranza, ma i soldi bisogna spenderli, nel senso che eh, questi soldi del PNRR arrivano a rate, un po' ogni tot settimane, ma tra un arrivo e l'altro i soldi che sono appena arrivati vanno spesi tutti. E come prestabilito, e non è una cosa facile per nulla. Quindi, tra un invio e l'altro, l'Europa vuol vedere che hai speso i soldi e bene, e tutti. Non è per niente facile. L'Italia è famosa in Europa per non saper spendere i soldi in arrivo dall'Europa. Questo è storicamente così. E dice: beh, allora arrangiatevi voi, vediamo se poi siete capaci a farvi arrivare ancora i soldi. E così arriva la sua volontà sul catasto. O passa come vuole il governo, cioè lui, più che il governo, o è crisi, lui va da Mattarella, dà le dimissioni, Mattarella scioglie le Camere e si va a votare a giugno, che sarebbe la cosa assolutamente eh, ideale. E poi ci sono altre sfide, c'è cioè il disegno di legge sulla concorrenza le nuove regole per le concessioni balneari, care al centrodestra. E poi ci vuole il codice degli appalti da riscrivere, la riforma della giustizia. E beh, ad esempio il DDL Concorrenza ha già respinto al mittente sei proposte di modifica che i partiti gli avevano presentato come irrinunciabili. E poi sulla giustizia, Marta Cartabia e il Premier hanno fatto sapere che accetteranno mai il sorteggio temperato per l'elezione dei membri del CSM, sul quale invece Forza Italia e Lega, questi due partiti, premono. E quindi i partiti cercano di ostacolare l'incedere del Premier che vuole andare dritto come un treno. Lui dice io mollo la poltrona, ne sono pronto perché non mi interessa la poltrona. Ai politici per caso è il senso della loro vita, a me no, io ho già la pensione, ero già in pensione, torno a casa mia, non me ne frega assolutamente niente. E così dice, bene, da adesso in poi non metto la questione di fiducia. Che cos'è la questione di fiducia? E quando un governo dice c'è da votare questa legge, prendere o lasciare, cosa vuol dire? Che mettendo la questione di fiducia non si possono fare delle proposte di modifica. Quindi il pacchetto è quello, la legge, alla legge si vota sì o si vota no. Se si vota sì si va avanti. E amici come prima. Se si vota no, il governo per legge, eh, per legge dello Stato, è automaticamente caduto. Senza la fiducia, invece, eh, è normale, si vota sì, si vota no, quindi il, il decreto o la legge può passare o non passare. E così Draghi dice, bene, io non metto la fiducia, vediamo che cosa fate, vediamo come votate. Se i provvedimenti che dobbiamo fare non passano, io prendo e me ne vado a casa e voi, fa capire, diventerete tutti dei grandi disoccupati, da 13.000 a zero in pochissimi giorni. È una bella minaccia eh, per i politici, la cui prima, il cui primo interesse è proprio il mantenere lo stipendio, come è l'interesse di tutti i lavoratori d'Italia. Non è che stiamo dicendo che i politici sono dei... Dei benefattori, degli idealisti che per loro prima viene l'Italia e poi il loro stipendio. Da che mondo è mondo, parliamoci chiaro. Qualunque lavoratore pensa a mantenere il posto di lavoro perché ci deve mangiare, mantenere la famiglia e pagare tutto il resto. Quindi la priorità per chiunque è il lavoro, a meno che a una, perso a una persona non interessi, lo faccia per eh, per, per svago, per passatempo, come è il caso di Mario Draghi. Non lo fa per soldi il Premier, pertanto è così. L'idea di Palazzo Chigi è di fare proprio che il 28 marzo, quando nell'aula di Montecitorio arriverà quel disegno di legge delega per la riforma fiscale che prevede l'aggiornamento degli estimi. Siamo al 28 di marzo. Operazione che porterà agli aumenti nel 2026, Dice, ma tanto il governo non c'è più, se la smazza chi viene dopo, gli aumenti saranno inevitabili perché il patrimonio degli italiani in immobili vale più di quanto risulta oggi al fisco, è sottostimato dal fisco e in maniera, parlando di tassazione, è meno. Quello che entra nello Stato come tasse di quello che dovrebbe entrare, dice l'Europa. Ovviamente, per motivi elettorali, nessuno ha mai messo mano a questa riforma, perché vuol dire andare a dare fastidio alle persone, che poi non ti votano più. Quindi, nessuno ha mai aggiornato il, i valori catastali proprio per questo che vi sto raccontando. Beh, nel testo. Del decreto c'è scritto che le nuove informazioni non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi. Ma sembra proprio un falso d'autore. Tu rivedi il catasto e dici: Caspita, tu al posto che 100 euro dovresti darmi 300 euro, però io l'ho fatto solo per vedere quanto mi dovresti dare. Eh? Insomma, dai, non è che veramente poi voglio che mi dai 300 euro. Era così per vedere quanti soldi mancano allo Stato. Eh. Secondo voi è credibile una cosa del genere? Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.